Presidente, si conclude un progetto che ha dato ottimi risultati. Sì, ha dato ottimi risultati su più fronti, devo dire la verità. Noi siamo molto soddisfatti di aver costruito in questo triennio una delle migliori buone pratiche che in Italia si sia realizzata su questo terreno. Siamo partiti naturalmente da quella drammatica storia del 2007 e poi da lì quella vicenda ovviamente ci ha reso assolutamente consapevoli del fatto che bisognava cambiare registro, ovviamente non solo nel Parco del Pollino ma nelle due regioni, in Italia, perché il 2007 fu un anno drammatico per tutto il nostro paese. Abbiamo costruito questa grande rete che io credo debba essere il patrimonio da preservare anche per il futuro. 1000 volontari di Calabria e Basilicata disponibili a lavorare per il loro territorio attraverso un rimborso spese con i contratti di responsabilità. Abbiamo potenziato il parco di alcune sue strutture materiali ma anche immateriali, facendo attività formative di educazione ambientale, e poi soprattutto abbiamo fatto in modo che nelle istituzioni si rendesse più forte questo sodalizio. Con le due regioni, con la Calabria e con la Basilicata, il nostro piano ormai è diventato un pezzo del piano più complessivo che le regioni fanno per la lotta agli incendi boschivi. Ed in ultimo voglio anche cogliere l'occasione per ringraziare da un lato il Corpo Forestale dello Stato, l'ingegner Cesare Patroni, i comandanti regionali, perché dopo il 2007 sono arrivati più di 40-50 uomini in più per controllare il territorio qui nel Pollino. E voglio ringraziare anche la Fondazione per il Sud, il professore Carlo Borgomeo, perché la Fondazione nel 2009 ci ha consentito col suo finanziamento di poter continuare questa esperienza in questo triennio 2009-2010-2011. Noi siamo molto contenti di tutto ciò, ovviamente con la speranza che non bisogna mai abbassare la guardia, perché le insidie sono dietro l'angolo, però oggi noi siamo pure consapevoli di aver costruito una realtà organizzativa molto robusta. Perché Fondazione per il Sud ha deciso di finanziare questo progetto? Perché Fondazione per il Sud ha l'obiettivo di rafforzare la cosiddetta infrastrutturazione sociale, che significa poi rafforzare i percorsi di coesione sociale nel Sud. Per fare questo, tra i diversi obiettivi, c'è l'obiettivo di valorizzare i beni comuni, perché quando la cittadinanza, le persone, i sistemi di relazione tra le persone si riconoscono in un bene collettivo, cioè capiscono che l'importante non è soltanto difendere gli interessi propri, che è una cosa legittima, ma difendere gli interessi e beni collettivi, lì scatta un processo positivo di coesione sociale e di crescita della comunità. Ogni anno si sceglie un tipo di bene comune, una tipologia, beni culturali, beni ambientali, una volta abbiamo finanziato i beni confiscati alle mafie. Nel 2008 era stato scelto il tema dell'ambiente, cioè i parchi, cioè i progetti che difendessero i parchi. Oggi si chiude il progetto, ma noi siamo sicuri che continuerà questa attività e siamo contenti di poter dire che questi soldi, che sono soldi privati, perché la fondazione è una fondazione privata, sono stati spesi al meglio, e diamo conto di questi risultati e festeggiamo l'esito di un progetto ben riuscito.